Salve a tutti amici e ben trovati, sono Smitterri ed eccoci qui per un episodio di Total War Rome Remastered. Tanto qui il nostro caro, famiglia Flavia, pronto a continuare l'avventura odierna. E allora noi abbiamo preso Marsiglia, una bella città, e la gara transalpina è nostra. Ora abbiamo due obiettivi, potremmo prendere sia Lugdunensis che Narbo, in quanto sono città, diciamo, sguarnite. Poi ai Galli abbiamo solo tre città, che sono Lemonum, ricordate il Redonum dove c'è Asters e Obes, e infine Alesia che è la capitale. Magari quando nasce di Giulio, fratello Giulio, di Gaio Giulio Cesare, che è nato, certo che è nato, magari questo vuol dire che sarà lui a guidare la truppa Alesi. Io ho questa truppa a Caralis che potrei anche togliere in effetti, perché ho aumentato di 1351. Ma se tolgo questo qua, magari qualche truppa, diciamo di Astro Astale ad esempio, o Tricario, Astale, troviamo un po' tutti, potremmo magari, vediamo un poco, 1600, passiamo a 2100. Prima esatto, questa guerra, diciamo, qui è un po' inutile avere truppe così forti. E meglio pelle più al confine in Boppa Via, ci serve, insomma, abbiamo qui delle guerre cittadine, degli astati. Prima delle belle truppe che potremmo mandare magari a Mediolano in effetti, e lo facciamo, quindi 1, 2 li mandiamo a Mediolanum, mentre questi li mandiamo qui, va bene. Ok, poi noi avremo una spia qui che deve entrare. Beh, facciamo saltare, passare il turno un po', così muovono i galli e come si muovono anche i nostri cari alleati romani, i Flavi, i Corneli. I galli sono, ecco lì, c'hanno una spia lì, sta andando. Ma non vedo più le truppe che erano qui. C'è una truppa che trova via. Allora, fai un'offerta. Una proposta accettabile. No! Cessione regione. La Narbo. Offri così in dono, no. Fai un'offerta. Ridicolo. E allora, ragazzi, io ti attacco. Attacco con fazione. Gesto geografico, attacco contro fazione, sono in regione, tributo concessionario, tributo regolare, tributo regolare. Bilanciata. Ma non accetteranno. E allora, visto che non so se possiamo attaccarli, perché ho fatto questa pace, diciamo, io non so che è un po'. Prendo due volte quella fare proposta, vuol dire che tu puoi mandare la proposta senza fare niente. Sono stupido qui a non accorgervene. Allora, invece, troppo allora, scusate. Invece, per quanto riguarda la storia, io così qua è il sesto episodio. E potremmo puntare, mettere come obiettivo, prendere la Gallia, visto che questo gioco non ci sta dando tante, diciamo, soddisfazioni. A quanto riguarda me, non mi stanno dando tante soddisfazioni. Diplomatico, seguici, seguace, storio straniero. E che vuoi fare? Qui c'è sesto. Mi rivolgerò subito a loro. Corruzione. Non è male. Questo è un insulto. Questo è un insulto. Allora. Mi rivolgerò subito a loro. Dite, non c'è attacco contro fazione, sono regione, contributo occasionale. Attacco di sono regione, contributo occasionale, tributo regolare, informazioni geografiche. Informazioni geografiche. Allora, io ti do informazioni geografiche. E ti do un diritto commerciale. Cosa ne pensate di... alla nostra gratitudine. Va bene. E lui fa. Posso esserti utile? Dito commerciale. Andiamo ora qui. Sì, mio signore. Apri anche una spia qui in automale. Da queste parti. Eccola qui. C'è. Paolino. Al tuo servizio. Entro in azione. Vai esercistica. Quindi come mettiamo avere magari l'acquisto della Gallia, visto sono i giuri. Generale! Qua c'è un generale. Ah, Lugdunensis, tu vai qui. Al tuo servizio. Cerco indizi. E mi fai. Spia tan. No, aspetta, spia lese, spia tan. Spia Lugdunum, c'è Lugdunum.
Che è stato compiuto, ok. Ma io ancora non ho finito in teoria. Perché in teoria le mie truppe qui a massimo deve essere già al massimo. Ma forse no, aspetta. Vediamo. Ok, tutto fatto. E sì, tu in mezzo qua dentro. Cerco indizi. Cerco indizi. Spia Rondum, spia Sana, spia Tia, spia non Montoya, spia Lundum. Però compiere la in questo turno. Ok, andiamo avanti. Lo si muovono qui, si soldati a Pavia. Lo si muovono, i vari sono lì al nord, non fare niente. I Corneli, nada. Si muovono solo nella capitale. Gallia, lì si muovono verso sud. E se, altri momenti di questo tipo. Ma oddio, là c'è un Lundum, c'è un esercito, ho visto. I Germani sono alleati, siamo tranquilli, ma non lo spero finora. Cartagine, senza di le Galli non si è riputato un rinnovo, cioè è stata brava, ha rispettato i patti. Anche se in teoria hanno solo Cartago. Noi andiamo qui nella mappa tutto bianco, non so però qua città abbiano. No. L'idea hanno ritenuto opportuno inviare questo uomo all'aldilà. I suoi familiari, persino i suoi schiavi, poggiano per il suo rapasso. No, è morto. È morto Flavio Giulio. Il grande Flavio. E qui manca un generale degno di nota. Io avrei qui un generale, avrei qui, scusate, in più. Dove l'ho messo quel generale in più? Se c'è sta. Te non posso mandarti. Mi sa cosa un generale mi serve. Manderemo lui a Marsiglia. Avanti! Mi serve un buon generale. E ora Lucio Giulio è il capo da fazione. Qui c'è un esercito. No, è una spiuzza. Ok, un questo esercito è piccolo. Signore! Proviamo a riuscirci. Non può prendere qualche mercenario. Ma no, sai. Ma facciamo una cosa. Uno, ordini, due, ordini, tre, comandate, quattro, comandate, cinque. Signore. No, qui. Avanti. Ne mancano ancora sei. E... questi sei sono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfetto. Qui vediamo un po' delle truppe. Antimai il generale arriverà presto. Dei Veliti. 3 dei Veliti. 3 Equiti. E dopo dei Bastion. Mentre questi qui non si possono muovere tanto. Ok. Vediamo un po' che fa il nostro spiuzzo. Il nostro spione. Lundum, eccola qui. Vote Gorge, dai, conferma, spialo, vediamo un po' che ci troverai. Ok, morte della capofazione Flavio Giulio, questo è terribile. Mi mancherà Flavio con la sua bella capa pelata. Una morte terribile, ragazzi. Termon, blocco navale. È 11 ora. E allora io avrei una nave qui. Pronti a salpare! Per arrivare a Termon. Sì. Poi il mio caro diplomatico sta qui a Termon. Lasciamo stare. Tu chi sei? Non sei nessuno. Qua c'è una città. No, qua c'è Sparta. Mi sembra. Andiamo a Sparta. Mi rivolgerò subito a loro. Allora, corruzione bilanciata. Questo è un insulto. Niente. Vediamo un po' qualche altra cosa. Contro occasionale di butto occasionale, dacci 300. Via un poco. Davvero generoso. Ah, io ho fatto 300. Ma vattene. Vabbè. Andiamo avanti. Non mai capirò i trattati qua di diplomazia, ragazzi. Diplomazia sarà il mio punto debole. Lascia, hai visto anche il costo di Rodin, ho visto. 1,7 meraviglie del mondo antico. Narbo Martius ha anche dei britanni lì che si ammazzano per loro le spie. E i britanni dovrebbero essere i nostri alleati per diciamo far diminuire le prepotenze dei galli qui contro di noi. Iuvano è indipendente dei daci. Lui si muove. Ce l'ammazzano ora, no? È diplomatico. Ambasciatore non porta pene, quindi non ce l'ammazzeranno in teoria. Che fanno? Si ammazzano per loro. Traci, ribelli. Ok, tocca a noi. E allora, questa nave ancora è stata ferma, andiamo qui. E non vedo niente, qua ci costo i rodi. Mentre la nostra barchetta
quello sta. Pronti a salvare. Tu sei. Pronti a salvare. Mettiti qua. Sì, capitano. Sì, attacchiamo. Va bene. Poi. Comandante. Qua l'esercito ha solo un uomo e una spia. Io ho visto che non è loro, perfetto. Generale, ingaggiare il nemico. Attacchiamoli, sì. Vittoria. Vittoria. Generale, all'attacco. Ah, non prendiamo assedio. Ah, ok. Vorremmo anche attaccare. E lo facciamo. Sì, si attacca, dai. Percotirge ci lascia le penne e vittoria. Occupiamo, e sono soldi. E i soldati dobbiamo, ovviamente, salire al massimo. Poi la nostra spiuzza, sì, signore. Ci controlla Alessio, ovviamente. Alessia. Mentre a Narbo, come siamo messi? Qua c'è il generale che sta arrivando. A Narbo c'è un piccolo esercito. E se non ci sia nient'altro, questo esercito qui è ancora in fastidio. Ma sta lì, siamo attenti. E qui c'è un esercito. Pure non si sta com'è. Al tuo servizio. Vediamo, qui lo vediamo. No. Ok. Che qui abbiamo. Stanno reclutando. Allora, secondo le risorse inattive a numerino, qui a Kai lo so. 29. Proviamo anche a togliere lui alla fine. Abbiamo altre barche qui che possono meglio 40. O li mettiamo magari insieme invece. Certo, capitano. Poi. Tu ti stai muovendo a fare il tuo. Sì, capitano. Sì. Mentre tu, caro uomo, signore, vai per Sparta. Bilanciata. Questo è un insulto. Richieste. Dacci 500, dai. Non gli interessa la cosa. Questa barca, andiamo un po' da muovere. Non si muove più, già fa, adesso è mossa. Certo, capitano. Non abbiamo nessun altro, penso, a parte la nave qui, in modo da fare il blocco. Città qui sta costruendo. Andiamo a poter costruire qualcosa da qualche parte. Qui sono costruire conti diplomatici. La villa del comandatore. Potere economico. Accademia, arena. Che fa l'accademia? Guarci, prosotto, due pubblico dovuto. Ok, relazione delle culture. Facciamo questo e passiamo il turno. I valori si muovono. Si muove cosa? Macedonia e Egitto. Ok. I germani sono lì fermi. I britanni si muovono. L'Armenia è ferma. La Cef si muove. Cioè, che cazzo, si muove con le navette. La Scizia. Shish again. Ok. Allora, quest'uomo sono andati qui. E hanno un buon esercito. 121, 140. E non abbiamo anche qualità, che abbiamo stati, vedi, stati, stati. C'è una qualità a spalle. Ordini. Non ci fa attaccare, però quindi vorremmo anche aspettare magari qui. Avanzare, signore. Ok, così come sono un po' antipaci, quindi con i miei massime truppe. Comandante. Ordini. Maledizione. Oggi ci sono le tutte. Ok. Easy. Prepararsi alla battaglia. Vittoria! Controllare, mi ha mosso tutto, ok. Qui sono due eserciti, siamo attenti a questi. La segretezza è assicurata. Lui è. Cosa al massimo? Sì, qua ne ha uno che è solo. Quindi tu vai, sì, Alessia. Sì, attendo e osservo. Ok, attendi e osservo. Lui sono morti. Ammiraglio numerico. Sì, capitano. Sono due navi, ok. Altre cose da fare. Missione compiuta. Scizia. Invasione in Scizia. La guerra fra Giulia e Galli. Perciò annullato. Ok, hanno dato queste. Ecco ora. Blocco la mare di Palma. A Palma de Mallorca. Sì, capitano. Andiamo a Palma.
Tornare qui mi sembra un po' forte. Tre. Pronti a salvare! Essere la Quattro turni, non ci faremo mai. Non ci faremo mai. Mai. Uno, due, non ci faremo mai. Andiamo indietro, va. Però questo blocco di palme non lo capisco. Tu continui a circondare il Mediterraneo. Qua c'è il foro di Alessandria. Quante delle meraviglie. Qua che c'è una città. Lotta pronta. Non si vede la città. Ma vicino c'è l'Alessandria e poi al Nilo. Che bello qui il Nilo. Molto rettangolare, direi. Questo non è blu, mio Marco. Ok, dove, scusami. Ah, lui si è bloccato. Pronto, pronto. Mano giù dentro chirurgo, ok. E Domitilla nuovo familiare. Domitilla fosse più importante, non mi ricordo ora. Ma mi ha fatto tutto qui. Ah, ho usato i messaggi, bene. Bene. E sono preparato, ragazzi. Perdonate la mia ignoranza, ma vedete, si bora in parabieno piano. Ok. Le sentenze sono buone. Altri 3.000, aspettiamo un altro po' per fare poi i soldi. E poi vediamo di muoverci nel sud della Francia per conquistare le due città di Narbo e poi prendere Alessia, la capitale. Sarà un'impresa molto importante. Poniamo fine a questo bagno di sangue. No. Alla prossima. Tu mi hai fatto male a me una volta, io faccio male a te. E allora, questi si muovono e non mi piace. Vediamo un po' se muovono i galli. Non mi sembra dopo i ribelli, se ricordo male. Quindi i greci, gli egiziani, i sciti. Dai, su. Dai, su, che voglio fare. Guarda come siamo veloci. Raggia, ribelli e noi. Va bene. Allora, facciamo migliorare a muoversi. Ecco gli egiziani, mi ho trovato. Poi, questa minima. Sì, capitano. Che c'è sta qui? Qui la nave è scomparsa, c'è un soldato con tre truppe. Qui l'esercito non è per niente malaccio. Signore! E Andrea, così cosa? Attaccare. Iniziare l'assedio. Assediamo, sì. Mentre voi andate qua. Ma qua c'è queste corna così. Andate qui. Avanzare! Qui c'è ancora un esercito che rompe le scatole. Dobbiamo eliminare forza. Mentre questi qua. Vittoria! Ma sono morti. Ingaggiare il nemico! Oh, ammazziamoli. Ah, che prima erano scappati per questo. Sono lì loro, ok. Ordini. E li mandiamo verso qua. Alessia. Hanno un bel esercito qui. Ma c'è la spiuzza che può fare qualcosa. Tu spia. Spia, bella spia. Sto spia, non puoi fare altri, può uccidere. Generale, capo fazione. Confermiamo. Bene, sta qui. Sì, signore. Non è possibile, signore. Che sta a fare? Sta ballando anche a lui. Compiuta. Rivolta. I masili, attenzione, anche che ciò oggi fosse basso. Devo stare molto attento. Palma, sì, sto andando un attimo. Pronti a salvare! Però a Marsiglia c'è questa rivolta che non mi piace. Ecco quel simbolo lì. E dobbiamo andarci forse degli eserciti lì. Allora. Vediamo magari. No, ma più qui sono trovato qualcuno. Signore, generale! No, control A. Tre turni per arrivare, ok. Anche un generale, magari un governatore si può mandare lì. Tu ordini. Vai qui. Muoversi. Qui a posto. Abbiamo un po' di soldi e potremmo costruire qualcosa. Tipo qui a Segesta, via del governatore. No. Cambiamo città, Mediolanum. Le mura, senza dubbio. Ad Aretium. Andate per ricevere. Cantina navale, fabbro no.
Facciamo una cosa per i soldi. Qui ce l'abbiamo nel pubblico. Siamo più soldi. Il foro per il composto commerciale. Ok. Poi a Pavia. Altro foro magari. Coltivazioni. Ma questa già costa qualcosa. Ok. Mentre ha Arimium. Manco i soldi per costruire questo. Aspettiamo un attimo per fare qualche rotazione delle culture o accademia o arena. Facciamo un'arena mentre qui a Marsilia si può fare qualcosa qui di costruzione. Ci mancano i soldi e ci pensavo. Ah, tu sì, sei a Cairo. Non so che sei a Cairo. Ormai è lì, che devo farti? Non può andare da nessuna parte. Ok, posso saltare il turno ora? Merci. Ah, devo spostare la nave che c'era in città. Oh, vediamo bene Narbons. La Simona Alessi, non mi piace questa cosa. Vuoi ammazzare la mia spia? Una spia ammazza loro. Brava spia. E allora, adesso perdiamo soldi. Come perdiamo soldi? Perché che aumentiamo, che guadagniamo, che perdiamo, guadagniamo, perdiamo? Perché così? Perché? Perché? Pourquoi? Ce ne va compri. Dai, sto toccando per i belli. Ok. E allora, Marsilio sta rivolta. 70%. Stiamo migliorando però almeno le truppe. C'è l'ordine. E allora, Massimo costruire sicuramente qualcosa di buono. E armaiolo. Possiamo fare questo, un sistema fognario e poi delle strade. Mentre tu stai assediando, giusto? Qui c'è un esercito piccolo. Signore! Attacchiamo. Sì. Ma che ok che ha questo. E ok. Occupiamo e altri soldi entreranno a Narbo. Possiamo fare qualcosa a Narbo. Ma cosa per l'ordine pubblico? C'è anche la miniera avanzata, interessante. Meglio di fare il sistema fognario per ora. Mentre qui c'è poi l'Udun, c'è il rischio, attenzione. Ok, questi uomini possono andare qui. Almeno per ora. Adesso c'è una piccola tribù. Posso andare molti soldati arrivando. Qua, quante ce ne sono qui? Hanno paura, c'è giustamente. Allora, pensate meglio conquistare questa città e poi cercare di controllare. Ingaggiare il nemico. Sì, è meglio unire le truppe, andare 2-2 e si scappano, ok. Vittoria! Non è vittoria. Ora sì. Vittoria! Torna dietro. E reclutiamo un po' di truppe. Ma se li addestriamo questi. I soldi ci sono. Quanto entrano? 2009, ok. Mentre Lugudunensis c'è un problema di rivolta. Generale! Ah, tu sei qua. Vai qui invece. Ah, lui già pieno, ok. Comandante! Fatto una cavolata. Questi arrivano ordini. Qua. Tu arrivi? Avanzare! Ti sembrano lì di fare. Perché ti fanno lì? Ok, uno è qui. Cerchiamo di dare un po' di ordine. Avanzare! Così alla regione. Questo non è mio. A meno delle spie noi. Allora, c'è qui un mercante, ricordo male. Attendo i tuoi ordini. Termono è ora. Ok, ecco che non ci abbiamo missione. Ma Taranto cosa c'è tanto? Corinthius. Sì, mio signore. Atene sta qui. Sì, mio signore. La spia qui dov'è? Dove sta la nostra spia? Ed è un altro trovato a cercare personaggi nostri. In mezzo a questa marmaglia di gentaglia. Sì, capitano. Tu, allora, tu vai qui. No, io lo faccio lì, vero? Assediamo il porto che stanno costruendo. Sì, capitano. Perché non possiamo assediare? Siamo neutrali. Oh, che hanno reclutato. Dove aspetta? Ah, Massilia, ok. Degli equiti. Speciale, argente. Mi ha trovato. Il lotto di Marsiglia e Lungtum.
Ok. E Palma sembra un obiettivo. Va bene. E allora l'ultimo. Saltiamo il turno e vediamo un po' se riusciamo a serare prima o poi Alesia. Anche se penso lo faremo ragazzi nel prossimo episodio. Ok, tutti sono mossi, tutti sono andati, molto bene. Tocca a noi fra un po', dai. Sì, britannica. Salve. Sì, faccio unito commerciale. Alla adesso. Nostra gratitudine. Ma che chiudi. Ma è che l'Italia deve fare anche qualcos'altro. Fare anche una guerra contro i Galli insieme. Non serve male come cosa. Perché non ho pensato prima? Perché non ho pensato prima? Imboscata pronta. Tu chi sei? Allora. Qua c'è un minatore con un bel esercito. L'esercito qui c'è, sì. Noi guadagniamo un bel po' di soldi, fa 5.600, ok. Allora. Generale! Signore! Avanzare! Generale! Avanti! Ok, noi siamo mossi, va bene. Questi di qua. Vediamo pure, rimuoviamo. Avanti! Mentre questi. Ordini? No. Questi li mandiamo qua. Comandate! In marcia! Mentre questi riusciamo. E siamo pronti a attaccare. Diciamo ad Alessi. Questo è un piccolo. No, questo è un bel esercito. Generale! Non sa abbastanza facile. Signore, comandate! In marcia! Possiamo andare indietro. Muoversi! Ok, per essere uniti. Generale! Con i nostri eserciti. Mentre continuiamo a costruire qui a Narbo. Cosa facciamo costruire? Possiamo arrivare magari staccato? Oppure pensare alla costruzione dei comuni? Strade. Facciamo delle strade. Marsiglia, idem, strade. Che ci costa anche veramente a Ludum. Sempre strade. E poi facciamo anche una coltivazione comune. Costruzione nuziale a Mulio, Giulio e Marinare. Ok, qui sono fine turno. Lo stanno questi qui a Marsiglia, a Narbo. Ok, quindi a Marsiglia. Generali, signore, avanzate voi. E a Narbo pure sono gli eserciti. Non ce l'ho più. Saspia, la mandiamo qui. Vado. Ok, mentre signore. Voi siete qui, va bene. Vediamo se in questo turno potremmo assediare Alesia. Quando però abbiamo scoperto già tutta la mappa dell'Europa occidentale, anche la Grecia e parte dell'Egitto. Attenzione, Alesia si muove qualcosa. Ok, sì, bravissimi, tutti saltano, anche per come salto. Io poi secondo me ancora non ci sia scoppiata la, cioè da 1947 per 6 l'anno della seconda guerra punica. Come mai? Ordini! Come mai? Comandante! Tutti muovi verso. Comandante! Uniamo le armate! Ok. Al tuo servizio. Tu vai qui. Sono in marcia. Qui, ad Alessi. C'è una spia. Sì, signore. Che sta spiando, ok. Ma qui non c'è. C'è una piccola armata. Comandante. All'attacco! Iniziare l'assedio! Che okay, fortifichiamo. E aspettiamo. Insediamento assediato, mentre signore! Tu. Qui c'è un problema di ordine pubblico. Ordini. Se ci fosse. Dobbiamo tornare indietro forse. Ordini! Andiamo noi qui a lungo. Avanti! Mentre voi andate qui signore. Avanti. Muoversi! Ok. Non vedo però sfida da nessuna parte, nessuno di loro. Quindi o sono state sconfitte magari dai britanni.
Tu se ti muovi. Senti, qui è un porto, una città con bei movimenti. Sei compiuta. Lucio Giulio del Pontefice Massimo. Pontefex Massimo. Una carica molto importante, che addirittura fu una di quelle più scelte tra i primi franchi d'Augusto per essere, avere più controllo. Pontefice Massimo. Giuro anche console. Vabbè, penso che ora il Pontefice Massimo deve essere migliore, diciamo. Riminum, c'è un'espansione, ok. Non cos'è costruire qualcos'altro da Riminum. Dobbiamo usare l'Italia per farci, per sostentarci, diciamo, avere delle ricchezze qui. E stalle, palazzo proconsolare. Devi andare sulle terme, che c'è l'ordine pubblico, non c'è ricchezza, no, diciamo sì. Vabbè, va bene, senatore fallita. E io ci provo, io non sto a fare niente. Lugnum, altre volte lì in Francia. Ok, la nostra struttura. Mediolanum, vorremmo costruire mercato a Mediolanum, sì. Mentre a Massilia si sta, qui ci sarebbe bonus ordine pubblico con lo steccato di meno contadini. Ci sarebbe qua dei cittadini a stati. Giriamo tutto, va. A questo punto ormai vediamo tutto che è meglio, va. Qui le aspettative sono minime. L'undo sono arrabbiatissimi, con il 100%, ma anche qui è nat bonus. E ripremo un po' tutte queste cose, non può riuscire a sistemare. Prima il turno. Con le sedute che ci guardano. Diciamo, ovviamente, questo qua è il primo punto delle guerre civili puniche. Parliamo francamente. No, se. Alla prossima. Ciao. I Galli vogliono, vedi, quando fanno così tante richieste, è che vogliono aspettare per poi traditi. Una volta ci sono traditi i Galli, già una volta ci sono traditi. Penso che non sia corretto questo. Non è corretto, ci hanno traditi una volta e sono voi ci cascano due volte. Frega una volta a me, colpa tua. Frega due volte a me, colpa mia che ci casco. E allora, dai, su. Questi movimenti facciano i berici, siamo un po' qui e un po' là. La traccia. Ok, e allora ragazzi, siamo da questo punto con l'assedio imminente, coloro che hanno davvero poco. Qua c'è uno spiuzza che ci blocca anche il passaggio. Al tuo servizio. Muoversi! No, che sta al tuo servizio. Salto su. Che ora ci blocca il passaggio, maledetto. Ci blocca il passaggio, maledetto, infimi. Guarda, qua c'è un esercito. Generale. Non possiamo farlo, signore. Prepararsi alla battaglia. Però ci arrivano così alle spalle. E allora ragazzi, mi state che sto facendo alle spalle è una gran rottura. Noi arriviamo qui. Avanti. Cambiamo, diamo tutto a lui. Chi è quello che stacca? Scusami, che è Lucio Giulio, ok. Ok, Lucio che è già ha superbetti. Diamo tutti i nostri eserciti. Signore. Togliamo magari uno di questo. No, uno, due, tre, quattro. Signore, generale, signore. Ah, può fare tu, scusami. Ok. Quindi tu torna al Lungdum e ti richiami qualche truppa qui, dai. Equiti, mastini, spia, diplomatico, marcande. Fate un equito, va. Mentre tu ci do full. Prepararsi alla battaglia! E già, vittoria netta, l'abbiamo fatto, perfetto. Così ci siamo fatti le spalle. E così ragazzi, direi che per oggi sono finito l'episodio. Nel prossimo conquisteremo Alesia. E vedremo poi cosa manca nei Galli, che oltre Alesia. No! Narbo è caduta, ragazzi. Non ci vuole, la rivolta ci ha fregati. Maledetti sì, rivoltosi. E allora, dopo Narbo, quindi, dammi una mappa grande, grazie. Peccato, come adesso c'è anche solo la costa continentale qui esterna, che noi potremmo anche fare. Dopo hanno anche una città, penso le Galli a Numanzia. Non c'è qui sono qui palme, cirene neutrali, cartaginesi. Qui sono, non sono dei
So Cartago, ok, la grande città. Hanno tre città qui loro. Queste qua che sono? Cirene, Sirene, la Cirenaica in Libia. Mentre qui troviamo trovato gli Alessandrini. Ah, vero, non è qui, scusate, scusate. Vai qui con la nostra barchetta. Dove sta la nostra barca? È scomparsa la barca. Se la sono magnati. Califobia perché ovviamente non ho fatto la missione. C'è un'espansione. Rivolta a Lundum. Lutto civile. Maledette a Narbo. Diplomatiche. Ok, ho tutto costruito. Ok, ma Narbo Martinus. Dove sta? Di nome non riprende, 9 turni. E vabbè, quando avevo fatto questo esercito, allora non con generale. Qui non c'è nessuno. Ora devo fare una cosa. Qui non c'è niente. A Mediolanum c'è un po' di uomini, ci abbiamo, mi sa. Allora, già questi li prepariamo per venire qui. Sta 2 turni. Da Pavia ci serve un generale. Lui è un governatore. Amulio Giulio e i suoi uomini vengono qui. Ok. Mentre l'uomo di Caralis, tu non ti vuoi muovere purtroppo. Ci siamo le barche. Quindi tu ho la barchetta mia. Ok, siamo messo qui. Questa è sempre messo qua. Secondo me andiamo con questo anche a Cagliari, così quasi. Così abbiamo a Cagliari delle flotte forti. Ma io posso fare anche le navi qui a Rimnium, giusto? Se non ricordo male. Eh sì, del Trireme. Due le costruirei così. Tanto per fare. Vabbè ragazzi, allora fino a questo di oggi Lundum rischia di cadere. Quindi andiamo qui da sei uomini a Lundum. Ok. Come quello da Narbo Martius, che già l'avevamo conquistato, una città qui vicino ai Pirenei. Ma nel prossimo faremo questo attacco. Prendiamo Narbo. Cioè, prendiamo l'Est, ci riprenderemo Narbo. E poi ci mancano 6 città, che sono Lemonum e Condate, che sono le cittadine molto piccole. E forse riusciremo a batterli. Io ho le mie spruzze da qualche parte. Dove avercele? Allora, c'è una spia mia. Decio sta qui. Ah, sto una spia. Mentre le barche, le flotte sono finite così. Lucio. Al tuo servizio. Perché siamo Lucio? Mandalo verso qua. Per scoprire un po' che fanno loro. L'altra spia, qui non c'è altra spia. No, è già morta forse. Qui c'è un altro esercito. Mamma mia, sono forti questi. Allora, qui due eserciti che poi dividono tra le varie cittadine. Due qua e la terza mandiamo qui. E comunque sotto la Gallia. E penso che nel prossimo episodio finiamo forse questa mini avventura in Rome. In Total War Rome. Non lo so ragazzi. Vedremo. Comunque, invito a lasciare un like, a commentare e dire la vostra. In caso non avete fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. C'è notifiche dei video che usciranno. E vi ricordo anche se mi su Twitch, dove fai live, e sui social come Facebook e Instagram, così per sapere più sul lavoro. E tutto questo ragazzi, al prossimo episodio. Da vostri Terry. Passo e chiudo.